Carte false per percepire il reddito di cittadinanza, vasta operazione tra Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata per un valore di 20 milioni di euro. Partita la campagna per i vaccini antinfluenzali in Molise, l'ASREM predispone il piano tra oggi e domani, in arrivo ulteriori fiale da distribuire a medici, pediatri e centri hub. Le proroghe e i bonus edilizi decise dal governo Draghi non convincono le associazioni di categoria che sottolineano l'incertezza dei vertici istituzionali nel trattare le questioni. Gli importi delle iscrizioni della Corisernia alla gara non competitiva organizzata dalla società NAI sono stati consegnati oggi ai fini di sostegno solidale. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'informazione del telegiornale di TLT. In apertura andiamo a vedere i dati riguardanti la pandemia nella giornata di oggi, con un lieve aumento dell'indice di positività per il Molise a seguito di 670 tamponi eseguiti. Sono 18 i nuovi positivi, 10 solamente a Campobasso, sono invece 120 i casi attualmente positivi in regione, 12 i guariti. Invariata la situazione al Cardarelli di Campobasso. E passiamo invece adesso alla cronaca. Beccati i furbetti del reddito di cittadinanza, i carabinieri scoprono una maxi truffa da 20 milioni di euro tra Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, proprietà immobiliari, finti figli e addirittura una Ferrari. Ma vediamo nel dettaglio. Percepivano la misura del reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Si è conclusa così la maxi operazione dei carabinieri tra Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, volta a fermare i furbetti del reddito. In tutto sono state riscontrate quasi 5.000 irregolarità per un totale di 20 milioni di euro. I controlli sono stati effettuati tra il 1 maggio e il 17 ottobre di quest'anno. In Molise gli illeciti riscontrati sono stati il 5,9%. C'era chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi molteplici appartamenti, chi un autonoleggio con 27 automobili, chi una scuola di ballo e persino chi si è inventato di avere dei figli. In Abruzzo e Molise, a fronte di 27.632 nuclei familiari percettori del sussidio, la Legione Carabinieri ha controllato 6.445 famiglie beneficiarie per 10.642 persone. Nel corso delle operazioni sono state poi riscontrate 383 irregolarità e denunciate in stato di libertà 319 persone, 163 dei quali già note alle forze di polizia. Venerdì i dettagli dell'operazione verranno resi noti a Chieti. Questo è il dato che emerge dai carabinieri, la crescita è da mettersi in relazione al rafforzamento però dei controlli moltiplicati nel corso dell'anno. In Molise avrebbero percepito il reddito di cittadinanza una donna ad Isernia, titolare di una società di autonoleggio e proprietaria di 27 autoveicoli, ed un giovane di Campobasso con 3 appartamenti intestati e non dichiarati. Per quanto riguarda poi gli irreperibili, sempre a Campobasso, 4 stranieri avrebbero presentato domanda di ammissione al beneficio del sussidio, dichiarando falsamente di risiedere presso strutture di accoglienza dove erano stati ospiti, ma ora chiuse, da dove si erano allontanati per ignota destinazione, tanto da essere stati anche cancellati dall'anagrafe comunale per irreperibilità. I carabinieri a Campomarino hanno tratto in arresto 2 persone, un 55enne originario di Lucera ed un 45enne di Termoli. Il 45enne è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, stupefacente che gli era stato ceduto poco prima dal 55enne, previo pagamento di un'ingente somma di denaro in contanti. Nell'auto di quest'ultimo ritrovato altro contante per un ammontare di circa 5.800 euro in banconote di vari tagli. In seguito della perquisizione domiciliare nel suo paese di origine è rinvenuta anche una pistola calibro 9 modificata e ulteriore stupefacente. Il tutto è stato posto sotto sequestro mentre i 2 sono stati posti agli arresti domiciliari. E la polizia di Campobasso ha dato esecuzione ad un provvedimento di restrizione in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni originario di Napoli, ma da anni è residente nel
capoluogo lo stesso, con precedenti in materia di droga. È stato oggetto di varie attività di indagine che hanno poi portato alla condanna per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito della quale lo stesso era stato posto in stato di detenzione domiciliare. Il responsabile è stato associato alla casa circondariale di via Cavour, dove dovrà adesso espiare una pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Oltre 216 milioni di euro di investimenti, cifre importanti per la viabilità regionale programmate dall'ANAS per consentire un traffico regolare e sicuro verso le realtà limitrofe con lo scalo portuale di Termoli. Andiamo al dettaglio. L'ANAS investirà in Molise consistenti somme di denaro al fine di riqualificare le arterie, innalzare la sicurezza e realizzare nuove opere viarie. Complessivamente, per la nuova viabilità, l'investimento nazionale ammonta ad oltre 216 milioni di euro. Tra i lavori di manutenzione programmata rientrano la bitumazione, ristrutturazione di ponti e viadotti, sostituzione di barriere di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria. In provincia di Campobasso sono previsti interventi soprattutto sulla Fondo Valle Biferno. L'ANAS ha attivato investimenti pari a circa 140 milioni per la riqualificazione dei viadotti Molise 1 e 2, interventi finalizzati al risanamento strutturale, impermeabilizzazione degli impalcati, miglioramento sismico. Gli interventi saranno realizzati senza che lo snodo da Boiano a Termoli ne subisca la chiusura durante i lavori. Lungo la statale Adriatica invece è in atto l'adeguamento della sede stradale e la realizzazione dell'innesto al passaggio ferroviario di Campomarino, ed ancora lungo la 747 Fossaltina sono in corso le opere di manutenzione delle barriere di protezione laterale. Passando invece in provincia di Isernia, gli interventi di manutenzione riguardano il ripristino delle pile solette e delle opere idrauliche sul viadotto Volturno sulla statale 652, opere di manutenzione poi sui viadotti della Trignina. Di imminente inizio il prossimo collegamento tra il bivio di Pesche e l'81 della Isernia Castel di Sangro, una infrastruttura caratterizzata da 2 gallerie naturali, 8 viadotti e 3 svincoli. Per la 87 Sannitica, infine, in dirittura d'arrivo la progettazione definitiva di ammodernamento del tratto Campobasso-Bivio di Sant'Elia Pianisi. L'importo, in questo caso, ammonta ad oltre 32 milioni di euro. Ed è stata ritrovata viva in buone condizioni di salute la donna di 85 anni che era sparita dalla sua abitazione nella serata di ieri nella frazione di Castellone di Boiano. L'anziana è stata vista nelle vicinanze delle montagne di Ceccagni. A dare l'allarme erano stati i suoi familiari e il marito, che non vedendola rientrare si erano allarmati. Incessanti le ricerche coordinate dalla prefettura di Campobasso e i carabinieri di Boiano e supportate con l'ausilio del comando del Corpo Nazionale Alpino e speleologico, logico ai vigili del fuoco, presenti sul posto anche i sanitari del 118. E torniamo adesso alla cronaca. Altri 2 malviventi sono stati sorpresi dai carabinieri, questa volta a Carpinone, mentre cercavano di ottenere da una signora una somma di denaro finalizzata ad una raccolta fondi per conto di un'associazione Onlus che si occupava dell'assistenza ai malati con gravi patologie sanitarie. I 2, di origine campana, per meglio truffare gli ignari cittadini, rilasciavano persino delle ricevute, i cui carnet sono stati poi sequestrati insieme al denaro già incassato e riscosso da altre persone. Per i 2 è scattata la proposta del foglio di via obbligatorio e del divieto di tornare a Calpinone, misure emesse e notificate agli interessati dall'autorità giudiziaria. E parliamo invece adesso di sanità molisana. Slitta ancora l'attivazione del CUP unico. L'ASREM valuti di risolvere il contratto di affidamento. A chiederlo sono stati gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Vediamo nel dettaglio. Risulta scaduta da ieri l'ennesima proroga concessa al consorzio CNS, che un anno fa ha vinto la gara per realizzazione del sistema centro unico prenotazioni sanitarie della regione, con annessi servizi di call center e fronte back office. Un contratto della durata di 4 anni più 1 e di un importo complessivo di 7,5 milioni di euro.
Nonostante il nuovo CUP doveva consistere principalmente in uno strumento informatico efficace per sopperire alle carenze sulle prenotazioni, oggi il nuovo software non esiste e alla società aggiudicataria dovrà essere applicata una penale per l'eccessivo ritardo. Questo vuol dire che il Molise resterà ancora senza il servizio e i cittadini continueranno a subire l'assenza di operazioni ma anche la lentezza delle liste d'attesa. È dal 2016 poi che si è pianificato di migliorare il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, ma dopo anni di atti, ricorsi e aggiudicazioni non si è ancora arrivati a nulla di nuovo. A denunciare questa situazione e a chiedere informazioni all'azienda sanitaria regionale gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Gli stessi si auspicano anche che l'ASREM risolva presto la situazione. Insomma, il tempo scorre, il Molise resta ancora senza centro unico di prenotazioni, gli operatori sono costretti a lavorare, a formarsi su piattaforme temporanee e chi prenota i servizi è spesso dirottato anche verso i privati. In seguito ad una specifica richiesta dei consiglieri di opposizione è stato convocato per la giornata di domani dalle 18 il Consiglio Comunale a Termoli monotematico ad adunanza aperta sul tema della sanità e sul piano operativo sanitario. In questa occasione verrà anche discussa la portata della votazione della mozione sottoscritta da tutti i consiglieri della minoranza in cui si chiede al sindaco Francesco Roberti e alla sua giunta di impugnare dinanzi al TAR il documento programmatico sanitario da poco attivato dal commissario Donato Toma, quello che va dal 2019 al 2021. Ed è iniziata la campagna per il vaccino anti-influenzale in Molise. Questa prima fase, predisposta dall'ASREM, interesserà la fascia degli over 60 e gli anziani. Le somministrazioni si effettueranno nei centri vaccinali, RSA e case di riposo, dove con il consenso informato potranno essere inoculate contemporaneamente anche le dosi contro il Covid. Oggi e domani in arrivo ulteriori fiale che verranno distribuite a pediatri e medici che hanno aderito alla campagna. E corretta informazione, prevenzione e cura sono queste le caratteristiche della lotta contro il tumore al seno, una presa in carico totale della donna che ha alla base una sinergia tra istituzioni sanitarie, specialisti e cittadini. Segue proprio questa strada l'incontro promosso dall'Istituto Neuromed di Pozzilli e della LILT Molise. L'evento rientra nelle iniziative legate al mese dell'ottobre in rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e si terrà sabato 6 di novembre dalle 16 alle 18 sempre nell'Istituto Neuromed di Pozzilli. E le proroghe ai bonus edilizi decise dal governo Draghi stimolano le dure critiche delle associazioni di categoria che sottolineano l'incertezza dei vertici istituzionali nel trattare proprio le questioni con un problema che rischia di bloccare lo sviluppo. Ma vediamo. Sono davvero tante le associazioni di categoria e quelle sindacali del comparto delle costruzioni che stanno intervenendo criticamente sulle imprecise decisioni del governo Draghi di prorogare i bonus edilizi e in particolar modo il superbonus 110%. Tra queste anche l'ACE Mance Molise, che si fa portatrice di una dura posizione che riguarda proprio il comportamento incerto e dunque ambiguo con il quale dal governo arrivano notizie altalenanti sul superbonus, sul bonus facciate e su tutti gli altri incentivi edilizi, notizie che si riversano sui proprietari e su quei privati cittadini che hanno intenzione di potersi avvalere delle misure e che sono impossibilitati a programmare le proprie spese e i propri investimenti. Tutto questo viene dalle incertezze, dalle imprecise comunicazioni, dai ritardi e dalle numerose scelte ambigue, ripercuotendosi totalmente sulle imprese che sono chiamate a realizzare gli interventi. Le associazioni sono in massima parte contrarie ad una proroga del superbonus soltanto per i condomini, per gli stabili dell'Istituto Autonomo Case Popolari e per il limite ISEE di 25.000 euro per i privati, che limiterebbe e molto le possibilità degli interventi.
Per tutto questo stato di incertezze, le associazioni di categoria, criticando la brutta abitudine di disporre le proroghe sempre all'ultimo minuto, si stanno rivolgendo ai vari parlamentari, rappresentanti eletti nei vari territori, perché si adoperino per un prolungamento a tutto il 2023 per tutti i bonus, senza limitazioni, che siano davvero a beneficio dei cittadini, lavorando a cancellare il rischio concreto di vanificare gli effetti positivi delle misure, bloccando di fatto ogni possibilità di sviluppo. Il Gal Molise verso il 2000, l'Enea, il Centro Ricerche Casaccia e la Fondazione Fenice hanno programmato alla Sala Consiliare del Comune di Fossalto, anch'esso tra gli enti organizzatori, per il 5 di novembre alle 16:30, una conferenza regionale sul tema del compostaggio locale ed economia circolare. Nel contempo ci sarà anche l'inaugurazione di quella che sarà la prima compostiera locale del Molise. E gli importi delle iscrizioni alla Corisernia, la gara non competitiva organizzata dalla società Nuova Atletica Isernia, sono stati consegnati oggi ai fini del sostegno solidale alla cooperativa LAI e all'associazione Oltre la Vita. Andiamo a vedere le interviste. Presidente, la Corisernia non era finita. Diciamo che siamo agli atti finali, sì, mancavano ancora veramente quest'altra iniziativa, nel senso che noi, come abbiamo preannunciato durante la Corisernia, abbiamo fatto presentare dei progetti, Charity Program, e di questi progetti due associazioni locali di Isernia, la LAI e Oltre la Vita di Ugo Martino, hanno ricevuto, ecco, dei contributi da parte dei partecipanti alle gare non competitive. E quindi, ecco, con diciamo un mese e qualche giorno siamo riusciti a fare tutti i conteggi e tutta la quadratura, diciamo, e abbiamo pensato, ecco, di omaggiarli di questa promessa fatta, quindi che daremo veramente un po' di respiro a queste associazioni che tanto lavorano sul territorio e anche oltre il nostro territorio per quanto riguarda Oltre la Vita. Nella stessa occasione volevamo far presente che purtroppo quest'anno con la scuola non è stato possibile dare i premi, e allora ne abbiamo parlato un attimo nel nostro direttivo e proporremo al sindaco un'iniziativa diversa, nel senso di comprare un gioco da mettere in villa comunale per i bambini, o addirittura stavamo pensando a un percorso, che io ho un progetto già da qualche mese, sempre di disegnare la villa comunale. Quali criteri avete seguito nell'assegnazione di questi premi? No, i criteri sono semplicissimi. All'atto dell'iscrizione i partecipanti dovevano mettere una crocetta su uno dei quattro progetti presentati, e una volta sommati abbiamo fatto, chiaramente togliendo le spese vive della maglietta, che l'iscrizione era di 10 euro, togliamo 3 euro che è il costo vivo della maglietta, e il resto va a loro. Diciamo, hanno preso un bel contributo, infatti parlavamo, ecco, con le battute che ha fatto Ugo Martino, con questi diciamo poche centinaia di euro che avranno, ma nel Burundi sono veramente tantissimi. Sindaco, lei è particolarmente sensibile verso la beneficenza, verso l'aiuto alle fasce più deboli. Uno dei primi atti da sindaco è proprio questo oggi. Sì, assolutamente sì, perché la Corisernia è una di quelle iniziative belle a prescindere, e la dobbiamo promuovere il più possibile, perché dobbiamo promuovere il coinvolgimento dei più piccoli e dei più grandi nello sport, che è un fattore importante per una società sana. Domani è un grande giorno. Domani è un grande giorno, c'è il primo consiglio, e inizia l'avventura vera e propria. Chiaramente ci saranno consigli, credo un altro paio di consigli anche entro la fine di novembre, perché dobbiamo sistemare alcune cose nel bilancio e programmare quello che verrà nel futuro. Fuori piove, tra voi c'è il sereno? Sì, tra noi c'è il sereno, continuano, diciamo, il lavoro all'interno della giunta, continua il lavoro con gli altri partiti e movimenti della coalizione, e non c'è alcun problema. E domani il Centro Studi Molisano, in collaborazione con il Rotary, ha organizzato la presentazione di un libro dal titolo Pietra Cupa, autobiografia di un paese, scritto dalla professoressa Aurora Del Monaco. L'iniziativa è prevista dalle 17:30 a Campobasso.
E parliamo adesso di maltempo. Salgono a 1837 gli eventi estremi del 2021, più 40% rispetto allo scorso anno. Allerta arancione in queste ore anche per il Molise. Preoccupa l'ondata di maltempo che in queste settimane ha colpito l'Italia. Con l'ultima ondata di piogge che ha devastato la Sicilia, sale il conto degli eventi estremi nel 2021 con il record di 1837. Danni tra nubifragi, tornado, tempeste di vento, grandinate, ondate di calore e di gelo in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta da quest'estate ad un fenomeno di piogge e grandine nei mesi autunnali. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze drammatiche. In tale ottica i fondi del PNRR possono rappresentare dunque un'ottica per introdurre nuove tecniche capaci di affrontare nei campi quelle situazioni di emergenza che gli strumenti della legislazione attuale non sono più in grado di governare. In Molise e soprattutto in Basso Molise si contano danni enormi sia a causa dei roghi, delle elevate temperature dei mesi di luglio e agosto, sia delle piogge gelate delle prime settimane di ottobre. Intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione a rischio gialla. Domani e dopodomani ancora maltempo e temporali su gran parte del Molise. E come abbiamo appena visto, una perturbazione di origine atlantica dalla prossima notte raggiungerà gran parte delle regioni, determinando una fase di spiccato maltempo. La Protezione Civile dirama l'allerta da arancione a gialla anche per il Molise. I fenomeni impattando sulle diverse aree del paese potrebbero quindi determinare delle criticità idrogeologiche. Ma andiamo adesso a vedere gli aggiornamenti meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Maltempo diffuso e piogge sparse oggi sul Molise, dal pomeriggio condizioni climatiche in costante miglioramento. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 14 gradi a Campobasso e 17 gradi di Termoli. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali, MOS medio adriatico, cielo perturbato domattina sulla regione, valori atmosferici in ripresa, correnti da sud-ovest. Parliamo adesso del calcio di Serie D, partita ricca di spunti allo stadio Aragona di Vasto, ma tra i biancorossi locali e il Chieti. Termina 0-0. Dopo i primi 10 minuti di studio a rendersi pericoloso il Chieti con Akamadu che impatta di testa, palla di poco al lato, la risposta della Vastese è affidata ad una discesa sulla sinistra di Alessandro al minuto 19, palla al centro e la difesa teatina in apprensione spazza e si salva. Partita molto sentita e spezzettata con il gioco, le azioni importanti latitano. Al 39esimo si rivede la Vastese con Attili che dopo aver chiuso un triangolo calcia di prima intenzione di contropalso. Da posizione defilata tutto facile per Fusco, da qui a fine primo tempo non succede altro. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla ripresa, la Vastese parte forte al terzo, Altobelli di professione difensore si trasforma in attaccante, finta da manuale, conclusione e Fusco si salva di istinto. Al quinto Ceccacci in acrobazia sfiora il gol, salvato sulla linea quasi dai difensori nero-verdi, ma il direttore di gara ferma l'azione per un fuorigioco. Al 17esimo uno scatenato Ceccacci ci prova di testa con una bella torsione, Fusco ben posizionato si ritrova la sfera in mano e blocca in sicurezza. Al 25esimo Sansone lavora un pallone dal limite e conclude ancora attento l'estremo ospite che fa sua la sfera senza patemi d'animo. Al 31esimo D'Alessandro conclude pressato da posizione defilata, la palla va alta sopra la traversa. Al 34esimo si rivede il Chieti dalle parti di Rienzo, Akamadu incrocia con il destro, l'estremo di casa si supera con un grande intervento, questo il rallenti.
Al 41esimo, occasionissima per Alunzi, che impatta di testa, si salva ancora la formazione di Lucarelli con un intervento in extremis prima che la palla varchi la linea. E questa è l'ultima chance della gara, che va in archivio sullo 0-0. Il Chieti sale a quota 9 in classifica, la Vastese a quota 7. Parliamo del calcio dilettantistico regionale, prova di forza dell'Atletico San Pietro in Valle, che supera anche la Virtus Gioiese e resta sulla scia della capolista Petacciato. Mister, squadra solida, squadra compatta, una vittoria di sostanza contro la Virtus Gioiese, che fino a questo momento non aveva conosciuto alcuna sconfitta. Sì, è stata una partita, diciamo, molto molto solida da parte nostra, con una squadra ottima, una squadra che lotterà lì davanti fino alla fine del campionato, ecco, una squadra che veniva da poche battute d'arresto, d'altronde aveva sempre vinto soltanto un pareggio, quindi lo sapevamo la caratura della squadra avversaria, ci siamo preparati bene durante questa settimana e oggi, diciamo, abbiamo fatto un passo avanti. Gioco, palleggio soprattutto nella ripresa da parte della Virtus Gioiese, ma non hanno quasi mai tirato in porta, avete annullato in pratica le fonti di gioco e ridotto di molto gli avanti avversari. Eh sì, noi lo sapevamo che loro probabilmente fanno del possesso, diciamo, la loro arma principale, ma anche davanti sono bravi. Oggi siamo stati bravi nel non concedere proprio occasioni nitide alla squadra avversaria, cosa che domenica Isernia, per esempio, l'abbiamo fatta male, male, male. Ecco. Quindi bravi, complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un'ottima gara. Ecco. Quindi sono 3 punti importanti. In casa avete una marcia in più? In casa sì, abbiamo una marcia in più, diciamo che il fattore campo per il momento porta bene, ma dobbiamo, diciamo, abituarci, ecco, ad avere la stessa mentalità anche fuori casa. Non è facile avendo una squadra di giovani, ecco, e sarebbe, diciamo, la fortuna di tutti gli allenatori avere questo tipo di mentalità anche da trasferta, ecco, quindi su questo bisogna assolutamente migliorare. Sembra che non avete perso molto con la partenza dei fratelli Berardi. No, abbiamo perso, però è una cosa che sapevamo, l'avevamo programmata, l'abbiamo portata avanti insieme alla società, è stata una cosa fatta, ci siamo trovati bene, ecco, chissà, vediamo se nel futuro possano tornarci a darci una mano. Restiamo adesso nel calcio di promozione, il Trivento torna a correre, supera a domicilio un buon Ripa Limosani, l'analisi del tecnico Lorenzo Viglione. Mister, il Trivento torna alla vittoria dopo la sconfitta interna patita l'altra settimana contro il Petaccia, torna nelle zone nobili della classifica proprio dietro le migliori. Sì, siamo contenti di questa vittoria, soprattutto per la prestazione. A tratti abbiamo giocato come avevamo preparato la partita, a tratti invece ho visto una squadra che comunque si è saputa sacrificare ed è questo importante. Nei momenti di difficoltà, nell'ultima partita in casa, siamo crollati. Invece oggi, nel momento di difficoltà, invece la squadra è venuta fuori, ha saputo, tra virgolette, soffrire, anche se non abbiamo subito nessun tiro in porta, nessuna occasione da gol e siamo stati bravi ad attaccare. L'unica pecca sicuramente che magari sfruttare un po' di più qualche occasione in contropiede, abbiamo sbagliato l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, potevamo chiuderla un pochino prima. La difesa rafforzata con un neacquisto, Pasqualone, e poi l'innesto di un ragazzino locale, Nicola Iocca, sono ragazzi giovani che potranno sicuramente dare una mano da qui alla fine del torneo. Assolutamente sì, cioè noi sistematicamente stiamo lanciando, tra virgolette, dei giovani ragazzi di Trivento, sistematicamente stiamo giocando con 7, 8, 11 ragazzi di Trivento, quindi questa è una grossa soddisfazione. E in più aggiungiamo comunque qualche ragazzo di esperienza e di qualità, come nel caso di Andrea Pasqualone, che da questa settimana, 2 settimane, ci è venuto a dare una mano, e aspettiamo con ansia i tanti infortuni, perché oggi finalmente abbiamo recuperato Koulibaly, più di 10 minuti non aveva nelle gambe, dobbiamo recuperare di corpo, dobbiamo recuperare De Pasquale,
dobbiamo recuperare Facchino. Abbiamo un sacco di altre situazioni, nel momento in cui avremo la squadra al completo riusciremo a toglierci soddisfazioni, anche perché poi adesso quelle 3-4 squadre che hanno qualcosina in più sulla carta rispetto a noi le abbiamo incontrate. Adesso c'è da mettersi sotto e dare continuità ai risultati. Un 3-4-3 visto nel secondo tempo, uno schieramento che dà maggiori certezze alla squadra? Al di là dei moduli, loro sanno da quando tra virgolette lavoriamo insieme che mi piacciono i giocatori che riescono a coprire più ruoli e quindi sono la maggior parte giocatori duttili che sanno adeguarsi e adattarsi in base alle situazioni, e questa per me è una grossissima fortuna, avere un gruppo a disposizione del genere, dei ragazzi che si allenano sicuramente seriamente durante tutta la settimana e magari se i risultati non si vedono nel breve si vedranno sicuramente nel medio o lungo periodo. A Rally Automobilistico di Como, l'ultima gara valida per il campionato italiano, il pilota molisano della Promox Giuseppe Testa a bordo della sua Skoda Fabia ha dato prova del suo talento con la conquista del terzo posto assoluto, un risultato prestigioso che ripaga dei sacrifici fatti. E con quest'ultima notizia è tutto, termina qui l'edizione della sera del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci.